Questa mattina nella sede della Giunta regionale è stato presentato un laboratorio realizzato nell'ambito del progetto Centro per la Cooperazione Euromediterranea. Il progetto è finalizzato a promuovere lo scambio e la cooperazione sui temi del lavoro e della formazione tra Ministero del Lavoro, Paesi della sponda sud del Mediterraneo e Regioni italiane, attraverso lo scambio di esperienze nei diversi territori. Si comincia a riconoscere una funzione della Campania come luogo nel quale si elaborano proposte, attività, iniziative anche internazionali sul tema del lavoro, della formazione e dell'occupazione di qualità. È un segnale importante perché nonostante la crisi significa che noi siamo buon esempio, buona pratica su come si affrontano questi problemi, come si parla di lavoro e di occupazione. Ed è dunque un segnale significativo perché se siamo luogo di accoglienza, oggi è un'iniziativa internazionale in cui la Campania, Napoli viene scelta per quello che stiamo organizzando e facendo sul tema delle politiche del lavoro, significa che la strada che stiamo imboccando, che in questo tempo ci sta impegnando seriamente, comincia a dare frutti e viene conosciuta non soltanto a livello nazionale ma addirittura a livello internazionale. Il 12 e il 13 novembre Napoli ospita un incontro internazionale sul tema dell'apprendistato tra Italia e Germania, nel quale noi anche come regione siamo presenti, unica regione italiana, per affrontare questo versante che è quello della costruzione del lavoro per i nostri giovani. Ed in quel contesto avremo anche modo di formalizzare l'intesa raggiunta con il governo e con il ministro del lavoro per la sottoscrizione dell'accordo sugli ammortizzatori in deroga, sul quale stiamo già comunque avviando operativamente. Abbiamo messo in sicurezza in questo modo parecchie migliaia di lavoratori e loro famiglie della regione sino al termine dell'anno. Ora comincia il lavoro anche già per l'anno prossimo.